Ho il piacere di avere con me il dottor Vito Maria Bonomenna, presidente di CGM Salerno. Salve presidente, siamo qui per l'evento formativo organizzato appunto da CGM, Ecocardiografia, dalle basi teoriche alla pratica clinica. Vorremmo che lei ci esponesse i punti chiave di questo evento. Certo, buon pomeriggio innanzitutto. E per quanto riguarda l'evento, l'ecocardiografia dalle basi teoriche alla pratica clinica, già il titolo ci indica qual è il nostro scopo di questo corso, ovvero fornire ai nostri giovani colleghi delle indicazioni pratiche, ma sicuramente importanti e basate su quella che è l'evidenza clinica, affinché utilizzino uno strumento fondamentale e utilizzatissimo come appunto l'ecocardiografia nella maniera più corretta e utile possibile. È uno strumento, l'ecocardiografia appunto, che viene richiesta tantissimo, quindi non solo dagli addetti ai lavori, ovvero ai cardiologi, ma da un po' tutto l'ambiente medico, tutti fanno richiesta o richieste di consulenza con ecocardio, quindi è importante soprattutto per i giovani medici approcciarsi e richiedere tale esame nella maniera più adeguata con le indicazioni più corrette. Corso, aggiungo, tenuto da nostri giovani colleghi, due specializzandi in cardiologia, che appunto possono fornire quelle indicazioni pratiche rese appunto da chi si approccia per la prima volta, sempre con una specializzazione appunto a questa tecnica. Questo è il primo evento formativo organizzato dalla sua presidenza. Allora, sì, come evento formativo, come workshop inteso in senso stretto formativo, sì, è il primo evento. Noi come associazione ci teniamo sempre a sostenere, a organizzare questo tipo di eventi. Abbiamo organizzato in passato sull'interpretazione corretta dell'ECG, l'interpretazione dell'EMOGAS, quindi tutte cose basilari per uno studente di medicina, ma che poi calate nella realtà clinica sono fondamentali ed è importante per i giovani colleghi utilizzarle al meglio. Volendoci allontanare per un istante dall'applicazione clinica, quindi dall'aspetto prettamente professionale, so che a stretto giro c'è un altro tipo di evento che vi interessa. Certo, lo scopo della nostra associazione è quello di fare rete sia attraverso eventi formativi, ma anche attraverso eventi un po' più informali. E a tale scopo abbiamo pensato di organizzare una serata ludica, divertente tra amici, appunto il venerdì 28 settembre al Goccia a Mare, dove appunto ci riuniamo insieme a tanti giovani colleghi per trascorrere una serata divertente tra amici, appunto. Quindi un tripudio di gioventù, intraprendenza e buoni propositi, e appunto mi sembra veramente cosa buona e giusta. Io ringrazio il Presidente di essere stato con noi. Grazie a voi.